Adesso lui sta salire. No, io però, cioè, però c'è alcune note di Pino Silvestre, quindi io mo. E finalmente, dopo quasi un mese e mezzo, quasi due, sono arrivati i prodotti che avete scelto su Spendo Poco. Qui con me c'è Nicola di Quelli sul Server. Hey. E io sono Nicola di Spendo Poco. Quali sono i prodotti? Eccoli! Le palle di cannello. E il profumo di fregna. Di vulva. Ma si chiama vulva? Vulva. So che mo state aspettando solo questo scoprire. Mo direi, before you, please read the enclosed product. Quindi dobbiamo pure leggere le istruzioni. E un'altra cosa importante da capire è che non è adatto ai bambini. Però magari un bimbo sente, oh, sento l'odore di mia madre. Dio mio, che cringe. Io mi dissocio e... Diciamo che, allora, punto numero uno... Non sono palle. Questa roba qua è... Quanta soddisfazione dà. Ah, ci abbiamo messo così tanto tempo perché questo pacco, questo, ha una storia. Vabbè, lo ordino. In spedizione dalla... Non l'avevo mai provato prima. Ti piacciono le palle di cammello? Tra le altre cose, mo vengo pure da voi. Per tutto il giro che hanno fatto. Questo pacco arriva direttamente dalla Spagna. Però il primo è stato perso. Zoom. Si vede? Ti sei sciolto? No, io non, vai, non me lo mangio. No, lo devi mangiare, io non lo so mangiare, è buono. Ma io volevo fare chissà del... È buono. Comunque è proprio... Sono incollate. È proprio una palla di cammello. Ma che cazzo palla di cammello che sembra nuovo? A me sembra un coglione. Scusa, tu hai mai visto in vita tua i coglioni di un cammello? Io sono stato in Egitto, quindi sì, li ho visti. E sono così? Piccoli? No, però sono molto... Sono guai. Oh, deve essere quando non mi mangio. È buono. Ma queste non si mangiano, sono tipo gigomme. Te le sei chiamate tutto un... Duca. Mi piace masticare, va. Madonna, è copertone. Ah. Cazzo è quel liquido? Ma sei peggio di Mario col cibo, tu. Ma come è l'altro? Mi sta rotti i denti. Vabbè, un po' acidello, lo spiego io. Ma l'acido che c'è è buono. C'è la gomma che è tostarella. Però è tosto, sì, è come il copertone. È la gomma degli anni 80, quello che trovate nelle macchinette che giravate a 200 lire vicino alla gomma. Stava da lì da anni, da secoli. Prende sole, acqua, intemperie. Però è buono. E dentro c'è una cosa al mirtillo. Mirtillo, fragola, ciliegia pure probabilmente. No, però no. Dopo che, diciamo, si ammolla... Attacca, lo sa come gialla. Io uso la terza. Questa è la seconda. Comunque, detto questo, io faccio vedere al profumo di uva. No, non mi spiega. Questo è per i misfonici che gli dà un fastidio. Che cazzo stai dicendo? Spiega al pubblico che cos'è la misfonia. Mi sono chiavato pure un pezzo di plastica in bocca. Mi sa. Però, non mi dà. Non sono male. Buono. Pagina 777 del televideo, ci saranno i sottotitoli. È scade a marzo dell'anno prossimo, però. Ah, abbiamo un anno per chiamarci tutte quando in bocca. 200 pezzi. Comunque, basta il link in descrizione, sono buone, si possono comprare. Ah, sì, allora, all'inizio sembrerà mangiare copertone, però dopo che esce il liquido, non seminale. Sennò rischi. Cioè, quanto è schifo il fatto che dovrebbe essere il sangue delle palle? No, quello non è il sangue. Qua hanno fatto... Scusa, stai mangiando le palle del cammello, io non sto qui a disquisire, però è sangue, vabbè. Io ho pensato all'altro, però facciamo correre, sennò poi diventiamo guardiani. Guarda, raga, mondo è mondo, se c'è il sangue in mezzo devi preoccuparti. Direi. Detto questo, passiamo oltre perché siamo... Perché oggi è proprio un video di merda. Come sta? Lo apriamo? Lo assaggiamo? Se non siete iscritti, iscrivetevi perché non è brutto. Così fanno, sono recensioni brutte. Non prendo poco, basta, tutti i link. Tutti i link, vieni. Instagram. Mi sta salendo lo zucchero, io penso che se... La glicemia è 300.000, ce l'ha. Se non c'è il diabete mi è venuto. Allora, ce la fai ad aprire o dobbiamo chiamare un carpendiere? No, sì, chiamiamo un carpendiere, ci servirebbe il cacciatello che fa tutto. Sei pronto? Questa è una nuova era. Però, cioè, piano, vai. Senti, sta di scatola. Disse il nonno alla nonna. Non mi ricordo.
Allora, c'era scritto che si doveva leggere, giusto? Poi ci penso io a leggere. Ma questo non lo possiamo far vedere questo. No, questo non lo possiamo far vedere. Altro che scatola. Aspetta, scusa, però. Aspetta. E secondo me. No. Ma non si può far vedere sta cosa. Non vi posso far vedere. No. Posso far vedere il logo, ma non vi posso far vedere. Ma che no? Cioè no. Vabbè. Però sembra un papavero che sta per schiudersi. No. No, in modo, questa è la fialetta. Ma io non so che cos'è. Cioè, ma se le donne mi saltano addosso. No, credo che sia un attimo. Togli il profumo. Che dovrebbe essere un profumo, eh. Oh, ma con calma, non lo rompo. Guarda come l'hai distrutto, testa di minchia. No, che non dobbiamo fare le riprese dopo, non sai niente. Sì, ma non posso farlo in una maniera adatta. Di capite, madonna. Vedi, si alza. Si alza! Perché giustamente la curva alza! Vedi? Mm-hmm. È tu che lo vuoi rompere. C'è una boccettina molto leggiata. Guarda, però io lo capisco. Non fai vedere in mano. Ma fino a mo' si sono viste, quindi vabbè, poi ci mettiamo un bollino rosso sopra. Vulva is original is a concentrate. And therefore very intensive. Quindi è un concentrato molto intenso. Anche la più piccola porzione provvede a lasciarvi un odore piacevole. Dice che l'odore è talmente forte che se tieni le dita o il naso poi ti rimane per un sacco di ore. Sì, ma stai attento a come lo tocchi. Che cazzo ci serve? Una tuta biochimica, ma la madonna. E qua ti dice, deve essere shakerato. Shakerò? Shakerà. C'ha una roller bottle. Ah, quindi lo puoi strusciare. Ha detto che si deve mettere qui. Io non lo posso provare, cioè. Non c'è il polso adatto. Ah, dopo 5-10 minuti arriva tutta la roba. Arriva tutta la botta, arriva. Non te la devi spargere per la pelle. Scusa, prima hai detto che lo devi spargere sul polso, poi no sulla pelle. Ma che cazzo serve? Non c'è scritto a che serve. Allora, sulla descrizione c'era scritto che lo potevi utilizzare ovunque. No, non è vero. Ah, ci hanno scammato. Allora, devi qua dice che devi. Cioè, te lo senti qua e tu ogni tanto c'è bisogno. Tipo come i tossici, no? È quello che c'è scritto qui. Posso aprire? A piano però. Io non so cosa aspettarmi. Ho paura. Dovrebbe essere una rollerball. Ok, c'è la rollerball. C'è. Mo, strofina di profumo di vulva. No, dai! Beh, che cazzo, ora abbiamo. Quanto l'hai pagato questo? È passato un mese e mezzo, mi posso andare a ricordare. Una ventina di euro. Mettiamo sì. Il link qua sotto. Come se c'è speso più di 15 euro. Ci ho speso forse più di spedizioni che di prodotto, però questo è un altro discorso. Te lo faccio io perché io ho letto le cose. No. No, metti così. Dammi la manina. T'ammazzo. Ho sentito un brivido. Che cosa sta succedendo? Stai diventando donna. Odora. Aspetta, ma c'abbiamo sta merda in bocca pure. No. Una combo micidiale. Madonna, ma cioè penso che di star perdendo i denti. Io ho perso la gola, ma non. Ma che cazzo fai? Butti a terra. Tanto ci sta. Tanto poi ci sta lo schiavo. Che schifo. Tanto poi raccogli tu. Lo so. Oddio, che buono! Ma posso dire una cosa che può sembrare brutta? Posso dirla? Non lo so, se sembra brutta non la dico. Non sa di un cazzo. Non è vero, perché l'ha rotta. Te no, ma aspettavo una cosa intensa. Belle quelle là di stare. È praticamente un profumo femminile. Esatto. Oddio. Ti è arrivata la botta? No, non spargilo su. Non si fa, c'è scritto di non farlo, però. Ma sì, oddio, sì. Adesso. Non inizia a salire. No, io. Però, no, cioè, però c'è alcune note di Pino Silvestre, quindi io mo. Ho una. Io non lo ho un dubbio su. No, vabbè. Però è strano, il rodone è strano forte, ma io. Ma senti la nota di Pino Silvestre? Ma io sento pure la nota di minnetta. Di tipo umido.
Cioè, quando lasciate il rumito da un sacco di tempo aperto, con l'odore di cozze andate a mare, due uova, due triglie finite. Oh, io ci sento la nota di Pino Silvestre. Ma che cazzo di Pino Silvestre? Questo se ne è tutto perché... Questo secondo me lo sai che hanno fatto. Sono andati alla discarica. Puzza forte. Hanno piato tutti i liquidi. Cioè, posso assicurare che non sia così la situazione? Vabbè, dipende poi da situazione a situazione. Però, no. Cioè, no, non è possibile. Cioè, raga, se non vi fidate dei nostri gusti... Puzza di pescheria. Dalla regia, puzza di pescheria. Non è la pescheria. È strano da dire. È l'umido della pescheria. È di quando sventrano i pesci. Non è un buon sapore. Però è uno di quei. Io non lo so, guarda. No, cioè, glielo faccio proprio a Mario. Sì, per forza. Sulla pelata. io volevo mettere. Rischiavamo. Allora, poco sulla puzza. Cioè, puzza. Volete fare una stronzata con gli amici? Compratelo. Lo comprate per spargervelo tipo a carnevale. Come le cose che. Le fialette puzzolenti. Però lo spargete velocemente sulle mani. Però attenzione, noi abbiamo messo una piccola goccia, una piccola rollata. No, mo dobbiamo provare a. No, faccio che cazzo provo? Tutto non, il corpo. Non lo vuoi, ma puzza? No, no. Quante ore dura? Diverse ore di domani vado al lavoro, me lo spargo da tutte ma le parti. Ma che serve? Io non ancora capisco. Cioè, se avete quel problema là, andate avanti, la giornata lavorativa è lunga. Scusa, ragazzi, c'è la versione ninfomane dell'uomo? E penso che sia lo stesso. Un ninfomane può essere un uomo e una donna. Non lo so. Forse no. Secondo me viene visto come un porco. Come si dice per l'uomo? Satiriaco. Ah, satiriaco e ninfomane. Ma noi ci abbiamo. Satiriaco. Ah, il satiro, sì. Sabrina, vita da strega. Ah, wow, sì. Però... Ok. Comunque, dopo questa lezione, io non so che cosa dire, se no, non prendetelo. Però io scommetto che tutte le prossime ore io e Nicola staremo così ogni giorno. No, ma perché è strano? Sì, è buona questa fregna. Madonna. No, non lo faremo. Ragazzi, mi dissocio. Ci vediamo al prossimo video. E tutti i link in descrizione. Compratelo, sì, provatelo. No, che cazzo compri? Non lo almeno vi facciamo divertire. Ti ricordi YouTube? Certo, io non mi divertirei. Anni fa il video risposta. Riportiamolo nel 2021. Ci vediamo alla prossima. Basta.